Ciao a tutti, io sono Antonio Beagle Needs su Instagram e su Ravelry e vi parlo da Granada in Spagna. Non sono italiano, sono spagnolo e questo è un knitting podcast, è un podcast in cui parliamo di maglia. Appunto c'è qua oggi con noi l'owner del podcast Parliamo di Maglia, Martina Badiali. Ciao Martina. Che fantasia che ho avuto, che grandissimo colpo di ingegno, cioè parliamo di maglia, per cui uno si impappina tutte le volte. Oggi siamo qui, parliamo di maglia per parlare di maglia. C'è sempre questo piccolo così incastro. Che dire Antonio, grazie di avermi invitato e sono molto contenta di essere qua a chiacchierare con te. Ci siamo già, come dire, abbiamo visto che, come dire, la chiacchiera non ci manca. No, e grazie a te di avere accettato questo invito. Sono molto contento di poter parlare con te, parlare di maglia con te. Questi famosi inviti spediti, no? In buste di carta grammata e incisi con foglia d'oro, no? Mi fa piacere. No, è molto, io sono proprio contenta, sono anche un po' emozionata perché di solito, come dire, io sono dall'altra parte, sono a fare un po' la tua parte. Dimmi tutto, io sono qua a tua e a vostra disposizione. Niente, per parlare di io maglia. Immagino che quasi praticamente tutti quelli che guarderanno questo video conosceranno te. Sì, oddio. Sì. Io no, immagino che ti conoscano, che ti conoscono già. Ma se non ti conosce qualcuno, dai, raccontaci un po' velocemente chi sei. Allora, dunque, io mi chiamo Martina, su Instagram e su Ravelry sono Badia Lima, che anche questo, come dire, è stato un colpo di ingegno, cioè perché è il mio cognome più due lettere del mio nome, perché così, no, ho fantasia con i nomi. E, da un paio d'anni ormai, tra qualche mese sono 2 anni, ho questo podcast in cui parlo di maglia, però ho voluto farlo con un taglio un pochino diverso, nel senso che, ok, sì, ovviamente parlo dei miei lavori e delle cose che faccio, delle cose che vorrei fare e, insomma, di tutta questa, no, della cosa che poi è la cosa che hai tra le mani, i filati, i lavori, eccetera, eccetera. Però mi piaceva, mi è piaciuto e mi continua a piacere parlare anche di libri, di riviste. E poi col tempo ho iniziato, prima un po' così timidamente, come sempre quando si cominciano le cose, poi più assiduamente, a parlare di maglia con persone che si occupano di maglia a vario titolo, quindi sia designer che esperti che anche persone che lavorano a maglia, che sono appassionate come me, come te, come magari chi ci sta guardando, perché proprio per il piacere di quello che stiamo facendo noi ora, no? Parlare di una passione comune che ha tante sfaccettature, viene vissuta in tanti modi diversi, pur partendo dalla stessa materia, no? Cioè due ferri, due legni o due pezzetti di metallo, no? Dritti, circolari, quel che è, un filo, e ognuno ci fa un po' quello che vuole e se la vive un po' come vuole. E niente, questo mi fa tanto piacere, nel senso continua a darmi tanta soddisfazione, anche se è passato ormai un po' di tempo. Io di solito sono una che sì, faccio le cose, poi non dico che mollo lì, però la maglia e anche questo discorso del podcast stanno continuando, quindi vuol dire che insomma c'è veramente qualcosa, no? Quindi okay. Tu hai cominciato a lavorare a maglia tipo pochi anni fa, no? Allora, io ho una storia, diciamo, con la maglia che ho risentito in varie persone, però cercando di essere
veloci, cosa succede? Succede che io da piccola c'è stato un tentativo di insegnarmi da parte della mia nonna soprattutto, però che non è andato a buon fine. Col senno di poi non so dire se è stato un problema di non aver beccato il momento giusto, perché la maglia, appunto, in queste mie, come ti posso dire, ricerche e no, parlare di maglia con tante persone diverse, ho scoperto che cioè, per i bambini tu attivi delle capacità, cioè di coordinazione, occhio, mano, movimenti fini. Ogni bambino ha il suo sviluppo, comunque devi beccare un po' una finestra di apprendimento, perché se lo fai troppo presto, no, è difficile che il bambino ci riesca, no? Quindi non so se era quello oppure il fatto che i ferri lunghi, magari io ero ancora piccola, non riuscivo, perché chiaramente, come avete parlato tante volte con Giusy, così qua da noi tradizionalmente si usano i ferri lunghi sotto l'ascella, no? Con il filo che lo fai gettare. Insomma, morale della favola, io non sono riuscita a imparare quella volta. O comunque ho imparato, ma con una fatica, una frustrazione, per cui non ho mai continuato, però riuscivo a fare un pochino di uncinetto. Nel 2015, che la mia prima bimba aveva 2 anni, mia mamma, che anche è una grande appassionata di maglia e, come dire, fa dei bellissimi lavori, come forse, non so se hai visto il mio ultimo episodio, una collezione di lane che ha parzialmente condiviso con me, meravigliosa. E mi ha detto: ma guarda, ho scoperto questo metodo continentale. Si usano dei ferri un po' più corti, oppure i ferri circolari. Io non ne sapevo assolutamente niente. Avevo fatto un tentativo, forse qualche anno prima di uncinetto, ma un tentativo proprio senza grande successo. E mi fa: ma guarda un pochino, prova un po', no? E niente, io mi sono messa a provare, mi sono messa a vedere i tutorial prima della Emma Fazio Su YouTube. Poi da lì sai che vedi, no? Video suggeriti, cioè comincia un po' una catena. Mi sono imbattuta in Arne Carlos e lì, come ti posso dire, cioè si è aperto un varco spazio-temporale e cioè nel senso mi sono buttata dentro e veramente con loro ho capito delle cose di manualità e ho imparato a fare il rovescio. E lì poi, come dire, la cosa è proprio partita. Poi, appunto, 2 anni fa ho cominciato con il podcast e 2 anni fa, 1 anno e mezzo, diciamo, e niente, eccoci qua. Bello. Sì. E come mai hai iniziato a lavorare a maglia? Perché ho capito che tua mamma ti ha fatto capire che c'era questo metodo continentale, ma perché hai voluto iniziare? Oddio, ma che domanda difficile, non lo so, penso di aver, cioè, sai quelle cose che dici cavolo, no? Perché tutti ci riescono e io non ci riesco, cosa c'è che non funziona? E poi sai, comunque ai bambini piccoli, cioè Gaia era piccola, era un po' un momento in cui avevo un pochino di tempo libero, poi vabbè, sono successe mille cose per cui il tempo libero si è molto ridotto. Però sì, non so risponderti a questa cosa, cioè non c'è un perché. È arrivato al momento giusto e sono rimasta agganciata. Non è che ho detto: ah, adesso devo rilassarmi, allora comincio a lavorare a maglia perché mi hanno detto che è una cosa che ti fa stare bene, oppure no, ho visto una cosa,
voglio fare quel maglione, voglio fare quel... No, non è andata. È proprio stata una roba che, cioè, come dire, è entrata e rimasta. Ok. Invece dicevi che nel podcast hai cominciato a parlare anche dei libri, no? Dei libri che compri, dei libri che leggi. Questo sai che perché io ho cominciato a guardarti tipo, sì, un anno fa più o meno, no? Mm. E questo l'ho copiato da te, devo confessarlo. mi è piaciuta questa idea e anche io nel mio podcast in spagnolo ho cominciato a far vedere in ogni episodio facevo vedere un libro che avevo comprato oppure quello che avevo già, no? E anche tanti libri di quelli che tu fai vedere li ho comprati dopo che tu li hai fatti vedere. Quindi sei una influencer dei libri. Allora, vuoi sapere una storia veramente buffa sul fatto, cioè questa cosa di essere influencer che a me mi fa ridere, perché a me, vabbè, io per lavoro... Ora, è una parentesi che apriamo e chiudiamo brevissimamente, però ho a che fare con gli influencer veri, no? E a me mi fa sempre venire in mente l'influenza, che in quest'anno, cioè, proprio... è una roba... Però diciamo che fare l'influencer è proprio un lavoro e è una cosa un po' diversa. Cioè, ci sono di mezzo agenzie, ci sono di mezzo anche dei volumi di persone... molto molto diversi, però praticamente succede questa cosa che a un certo punto mi scrive una mia amica che non sentivo da anni e mi fa: non potrei credere come mi sei ritornata, diciamo, nei miei radar. Questa ragazza, quest'altra sua amica, gli fa: guarda, c'è il lockdown, ho ripreso a lavorare a maglia e ho trovato questa ragazza che lavora a maglia, ma sì, lei è un po' come noi, c'ha i bambini, c'ha la casa in disordine, parla di libri, è un po' così incasinata, si chiama Martina Badiali. E lei fa: ma come Martina Badiali? Ma io la conosco! E quindi c'è stato questo giro, no? Per cui... praticamente, vabbè, ora non siamo riusciti a vederci, anche se siamo tutte a Milano, ovviamente per il contesto, poi l'estate, eccetera, però sarà bello, no, riformare questo triangolo. Tornando ai libri, io sono partita dal vedere un po' quello che c'era come podcast in italiano, confrontarli con quello che vedevo nei podcast in inglese e capire che cioè, i podcast in italiano belli, interessanti, carini, all'epoca, tra virgolette, c'era forse solo quello di Arianna, che era un po' più simile alla cosa che volevo fare io, c'erano tanti podcast in inglese che parlavano proprio di cultura della maglia, no? E io mi sono detta: cavolo, ma cioè, ci sono delle cose, ci sono dei libri, per esempio Alice Starmore come designer, non ne parla nessuno, Elizabeth Zimmerman lo stesso, sì, ok, c'è il gruppo, però non ne parla nessuno, cioè proprio in termini di influenza culturale, in termini di, no, anche cose che vanno un pochino oltre la nostra bolla della maglia. E ho detto: ma vediamo se magari c'è qualcuno a cui può interessare intercettare queste informazioni, queste cose, perché... No, io parto sempre un po' egoisticamente da quello che avrei voluto trovare o sentire io, no? L'ambizione, ovviamente, l'ambizione enorme è fare un fruity knitting in italiano. Se trovo uno sponsor che mi dà, non lo so, 5.000 euro al mese. No, però ecco. Ora si scherza, però sì, io mi sono un pochino ispirata a loro, no? Che non fanno tutorial o ne fanno, cioè è proprio una cosa residuale, marginale, però proprio, no, parlano di quello che è la maglia come una cosa di costume, di cultura, che viene vissuta in tanti modi diversi e questo, insomma, mi è piaciuto tanto. E per esempio una cosa che mi piacerebbe tantissimo è fare una mappatura delle lane che abbiamo in Italia, di
di pecore italiane da lana, no? Noi abbiamo tanta tradizione per la carne, tanta tradizione per il formaggio, che è buonissimo. Senti la musica? No. No, ok, perché hanno attaccato un po' di musica. E, però la lana, che pure era importantissima, si è un pochino persa, no? Ricomincia adesso. Anche lì capire quali sono i meccanismi per cui hai una filiera di un prodotto, no? La filiera sembra una cosa così, no? Uno dice filiera, sembra una cosa fatta così, invece dietro c'è una complessità pazzesca. Cioè, sono cose che mi interessano tanto, però diciamo parto da me, no? Cioè parto da quello che interessa a me. Io parlo delle cose che piacciono, interessano a me, e parlo con le persone che mi interessano. Quindi nasce un po' così questa cosa. E se qualcuno mi copia, io sono felice, perché più io ti ho copiato. Più io sono fermamente convinta di questa cosa. Proprio non ho nessuna ansia, no? Cioè, anche perché ho la fortuna che il mio lavoro è un altro e mi piace e mi dà da vivere, e questo resta. Forse lo dicevate con Francesco, no? Che lui ti diceva: guarda, io questa è una mia passione, il mio lavoro è un altro, mi piace e resta, no? Una cosa che faccio, perché proprio è un di più che condividi. Per me è così, anche per me. Bello. Sì. Ma senti, in Italia c'è la tradizione delle pecore di lana, ma si è persa o non c'è mai stata? Allora, dunque, anche questa è una domanda che ha una risposta complessa, e ha una risposta che non è... la risposta che ti do io, come dire, parte da delle mie riflessioni, e non è una cosa che trovi scritto, diciamo, da nessuna parte. Sono un po' delle informazioni, dei collegamenti che ho fatto io. Sicuramente c'era una tradizione laniera importante, per esempio in città come Biella, dove ancora si fanno filati che poi vengono esportati in tutto il mondo. Cioè, a Biella ci sono delle filature con nomi importantissimi che fanno i loro filati, e non solo filati per maglia, ma anche filati che poi vengono usati nelle tessiture, cose di lusso, cose molto, molto pregiate. Lo stesso, cioè ci sono, diciamo, ancora dei centri e dei vari posti. Come pecore, io so che finora ne sono state recuperate due di razze in particolare, una che è la pecora abruzzese, che praticamente è una pecora, una strana macchina passa, vabbè, una pecora che si dice che è merinizzata, cioè è stata incrociata a un certo punto con la razza merino, e quindi dà un filato particolarmente fine. Questa cosa la approfondisco nell'episodio che ho fatto con le lani vendole, che a mio modesto parere è uno dei più belli che ho fatto, è uno di quelli che mi è piaciuto più fare. Ho scoperto che hanno una ragazza che ha un negozio di filati qua in Spagna, che vende anche online, ha cominciato a vendere le lani vendole. E guarda, loro sono proprio brave. Cioè, c'è una ricerca dietro il lavoro che fanno che è impressionante, perché loro fanno tutto italiano, tutto in Italia e in piccolissime quantità. E lì, appunto, ti rendi conto di quello che ti dicevo prima, cioè che questo nome filiera, no? Cioè, è veloce da dire, ma poi dietro ha una quantità di passaggi pazzesca. Comunque, cioè, questa qua loro la usano e è molto molto fine. E poi qui, diciamo, in Nord Italia c'è la pecora brogna, che è in una valle, che è la Lessinia, e queste due razze in particolare sono quelle che per ora io ho intercettato. Sicuramente ce ne saranno altre.
In più, per esempio, da noi ora in questa quantità di filati che ho ereditato, comunque ho preso da mia mamma, per esempio, c'era dell'angora, c'era una fortissima tradizione dell'angora, il coniglio d'angora da noi in Italia. Quindi, come dire, la filatura, la lavorazione della lana c'era e c'è ancora tantissimo. Il mercato, diciamo, invece della lana, proprio delle pecore per la lana, è un po' più debole, cioè stanno nascendo dei consorzi e, come dire, si sta un po' rafforzando, ma chiaramente tu devi fare, mi spiegavano sempre le lanivendole, che cioè, l'allevamento di un animale da lana e un allevamento invece per carne o latte sono due cose diverse, cioè è difficile avere tutto, non so come dire. Quindi, siccome è molto più remunerativo fare e c'è molto più mercato per il formaggio e per la carne, è chiaro che il pastore, che già fa una fatica bestia perché la vita del pastore, anche lì ci sarebbe da aprire un capitolo e mi piacerebbe tantissimo approfondire, no? Un po' appunto come fanno Fruity Knitting, loro hanno questa rubrica che è Incontra la pastora, perché lo fanno soprattutto con le pastore donne, ma a me piacerebbe tantissimo, no? Capire come vivono i pastori, che impatto hanno sul territorio, cioè. Parentesi, come dire, altra parentesi, ho studiato antropologia, quindi no, c'ho un po' questa voglia di conoscere, di no, parlare con le persone, sapere come vivono, sapere queste cose qua. E quindi per rispondere alla tua domanda, che ora faccio molto la figa, ma non mi ricordo più di fatto cosa mi hai chiesto No, ti veramente. chiedevo perché, allora, se in Italia c'era questa tradizione della lana e non c'è più, oppure non c'è mai stata. Perché ti facevo questa domanda perché, per esempio, in Spagna la lana, tanto tempo fa, tipo dal Medioevo, sì, fino a 200 anni fa, la lana era il nucleo dell'economia. La C'era Spagna esportava lana a tutti i paesi, il merino, no? la pecora merino è vostra. Sì, appunto. Ma per questo ti chiedevo, perché in Spagna una volta c'è stata questa grandissima tradizione laniera, ma ormai non c'è più. Beh, non c'è più. Sta succedendo un po' come in Italia, che c'è Ecco. Sì, delle sì. piccole aziende che stanno cercando di recuperare queste razze spagnole, no? Allora, io ti dico, appunto, mi sono persa, ma volevo arrivare lì, diciamo qual è la mia intuizione, nel senso che sicuramente noi abbiamo avuto una tradizione di razze, di pecore, che si è molto più persa rispetto a quella della lavorazione, che, come ti dicevo, continua a essere importante. Io credo che un grosso problema sia stato quando negli anni, dal fascismo in poi, dagli anni 20 in poi, c'è stata una grossa spinta del settore chimico, no? Quindi di tutta la lavorazione della plastica, e questo ha spinto tantissimo la produzione dell'acrilico, e questo secondo me ha contribuito molto, perché dal poco che sono riuscita a capire, anche lì sarebbe un discorso vastissimo, un discorso anche, cioè, complicato, ma veramente molto molto complicato e sfaccettato, cioè questo settore del petrolchimico ha avuto un potere, un impatto devastante sotto, diciamo, ogni aspetto, perché di fatto ha portato benessere, ma ha portato benessere per pochissimi anni, benessere lavoro,
nelle zone dove sono state impiantate queste fabbriche, e poi però, cioè, l'impatto di queste ditte sul territorio, sull'ambiente, sulla contaminazione del suolo, delle acque, così, è una cosa che continua ancora oggi, no? Però penso che, cioè, la potenza economica di questi colossi industriali abbia sostanzialmente spazzato via tutto, cioè proprio, ma anche come è successo in America, cioè c'era Elizabeth Zimmerman quando è andata in America, no, da noi è arrivata un po' dopo, lei arrivava in America dall'Inghilterra e si è resa conto che aveva spazio per importare lana perché non c'era lana. Era tutto acrilico e lei si è inventata di vendere la lana, e con i suoi pattern, no, lei diceva fateli di lana perché la lana è meglio, perché sappiamo che è meglio, no, e questo ci sono... C'era una ragazza che faceva podcast, adesso non mi ricordo più come si chiama, perché l'ha fatti per un periodo molto breve, era molto interessante, e a un certo punto lei aveva questi filati vintage di acrilico o misto acrilico, e aveva messo degli spot pubblicitari dell'epoca, e proprio, cioè, vedendo questi spot ti rendi conto, no, di quanto erano forti, cioè, perché l'acrilico è facile da lavare, irrestringibile, cioè martellavano proprio tantissimo, cosa che io immagino, cioè, l'industria della lana si è trovata un po'... Sì, infatti io mi ricordo mia nonna paterna, lei lavorava tantissimo a maglia, infatti quando lei è morta, la sua casa è diventata da mio padre, no? E io la prima cosa che ho cercato erano i suoi filati. Infatti io ho tutti i suoi ferri, tutto ce l'ho io. E io pensavo di trovare delle lane belle. Invece tutto il filato che aveva era tutto acrilico. L'ho detto a mia mamma e mia mamma mi ha detto... Ma guarda, tua nonna e anche tutte le donne della sua età, le sue coetanee, erano proprio innamorate dell'acrilico, perché loro venivano di un'epoca in cui lavorare la lana era molto faticoso, perché prendevano la lana, la filavano, la lana come si dice quando diventa feltro? Si infeltriva. Si infeltriva, dovevi lavare tutto con molta cura, e si rovinava. E quando hanno scoperto, ciao, questo è uno dei gattoni, no? Sì, è uno dei due, è proprio il mio passerone qui. E allora, quando queste donne hanno scoperto questo acrilico, sono diventate pazze. In realtà, forse anche per questi spot pubblicitari che dici tu, non lo so. Io non lo so, è una cosa che secondo me, appunto, no, cioè è tutto un territorio da esplorare, da studiare, se vuoi. Per esempio, una cosa che va tantissimo, cioè ci sono dei negozi interi, ma anche qui a Milano, io per dire, io ho un negozio relativamente vicino a casa che è uno dei più grossi negozi di lana di Milano, di filato più che di lana. E è tutto di cose, in inglese si chiamano i novelty yarns, no? In italiano li chiamano i filati moda, quindi questi filati un po' grossi, un po' particolari, magari con paillette, e praticamente la commessa, io sono andata solo una volta, non ho trovato praticamente niente, l'unica cosa che avrei potuto comprare erano dei gomitoli per calzini di Schackenmayer, però che erano molto cari, e quindi, cioè, rispetto, no, a come li puoi trovare online o come puoi trovare
anche in altri negozi qua a Milano che frequento più volentieri, quindi li ho lasciati lì, però c'erano altre persone nel negozio e la commessa gli vendeva, diciamo, il fatto che il filato fosse facile da lavare, fosse veloce da lavorare e che fosse un lavoro facile, no? Non so come dire. Quindi, boh, secondo me esiste proprio, cioè esistono come due culture diverse, uno spartiacque a un certo punto. Io devo dire, la mia nonna ha sempre lavorato con dei filati molto buoni. Cioè io ho, anche da lei ho ricevuto delle cose, mi ricordo, e sono rimasti anche dei maglioni che mi ha fatto, e sono molto molto buoni, però lei ha tutta una cultura sua, diciamo, del tessile, e eccole, le ragazze sono qui. Bimbe, che dite, che fate? Noi stiamo giocando all'opera, io ho la ballerina, c'è della musica. Adesso però io devo continuare qua, lo so che è un po' lunga. Dai, andate da papà. Alice sta telefonando col suo telefono finto. E quindi, insomma, sì, è un pochino così. E secondo me un'altra cosa che è un po' spiacevole da dire, tornando al discorso delle industrie, eccetera, è che l'industria della lana a un certo punto si è molto seduta sui suoi allori, tra virgolette, si dice così in italiano. Cioè, quando sei talmente sicuro di essere indispensabile, e quindi si sono molto così, no? Cioè, non hanno pensato a rinnovarsi, non hanno pensato che magari la pubblicità poteva essere una cosa importante. Tra poco, mi ha telefonato che viene prima l'idraulico. Perché va bene, Teo, non c'è problema. Niente, adesso inizio a spostare il mobile, però. Ma lo vuoi anche svuotare? Abbiamo una fuga di gas in casa, lasciamo perdere, 2020, hashtag 2020. Ne sono accorta ieri, dico, ma cos'è sta puzza? E abbiamo chiamato l'idraulico 24 ore, perché chiaramente senti odore di gas, deve venire subito qualcuno. E abbiamo tipo, vabbè, ora chiaramente è chiuso, cioè siamo in sicurezza e tutto, ma tipo si è un po' corroso un tubo. Per fortuna ce li abbiamo fuori, non ce li abbiamo nel muro. E adesso tra un po' arriva l'idraulico che abbiamo chiamato. Comunque, secondo me c'è anche un pochino questo aspetto qua di un'industria, no? Per dire, adesso io sto lavorando questa lana qua. Si chiama Beatrice, amore, però mi devi lasciare un pochino stare. Questa qua è Grignasco. Questa l'ho ereditata dalla mia vicina di casa, che ha deciso di diventare vegan e che quindi lei la lana non la usava più. Qui si aprirebbe un capitolo anche qua grosso. Grignasco. Sì, meglio non entrarci. Meglio non entrarci. Tanto che chi ha orecchie per intendere ha inteso. E praticamente Grignasco faceva dei filati favolosi, cioè questo è una cosa spettacolare, questa lana qua, proprio è bellissima. Solo che, capito, loro erano grossi, pensavano di essere forti, probabilmente anche questo lo immagino io, c'è stato un management un po' così, non proprio buono, e poi sono falliti, ma nel giro di pochi anni, e si è perso lavoro, si è perso tante cose, però facevano dei filati belli, più belli quasi di Sesia. Ok. Capito. Sesia è un po' come Katia. Katia è spagnola, no? Sì, sì, sì. È un po' la Katia dell'Italia, Sesia, okay. Se vuoi. Come, no? Cioè, fanno questi filati un po' per tutti, con delle linee molto raffinate, molto belle, delle cose un po' più, appunto, moda, no? Un po' più pop, se vuoi.
però con una ricerca importante anche sulla sostenibilità, su tante cose, e tendenzialmente fanno dei filati molto belli, no? Quindi... Sì, anche Katia, sì, hai ragione. E cosa che stai facendo con quel filato? Ce lo fai vedere? Allora, sì, dunque... A proposito, ho visto quel gilet che stai facendo di Ferail. Ok, beh, l'hai già tagliato lo stick? No, questa settimana, abbiamo avuto questo ricambolesco rientro a Milano, perché appunto il gatto che stavate vedendo prima non è stato bene e lo stiamo curando perché ha bisogno di antibiotico, eccetera. E ho bisogno di... Anch'io non sono stata molto bene questa settimana, la casa è un disastro, cioè c'ho da fare un po' di cose e poi... Comunque non l'ho ancora... Sono indecisa se riprendere prima le maglie del bordo e fare il bordo e poi tagliare, oppure tagliare e poi fare il bordo. Non lo so, ci devo... Ma comunque è bellissimo, eh? È un'opera d'arte quel... Guarda, ma lì è Alice Starmore o Alice Starmore per gli inglesi. Lei è un altro pianeta e i suoi filati sono una cosa proprio pazzesca. Non so se l'hai mai visto Virtual Yarns. Virtual Yarns è il sito. No. Va, c'è Antonio, perché guarda, è proprio... Ma spedisce in Italia, in Spagna, eccetera? Certo. Ah. Io lei l'ho scoperta grazie a Fruity Knitting, perché Andrea di Fruity Knitting ha fatto tantissimi suoi lavori. Come del resto ho scoperto anche Mary Wallin grazie a loro. E praticamente Alice Starmore è una delle massime esperte di Ferail e di trecce. Ok. E Aran, insomma, maglioni Aran. E lei fa sia in tondo che a pezzi, perché i maglioni Aran li fa a pezzi. Scusate, c'è stato un momento così, un problema tecnico, diciamo. E stavo dicendo, Alice Starmore, io consiglio a tutti di andare a vedere il suo sito e di fare un giro nei suoi lavori, un po' per ispirazione, ma anche perché io sono la prova provata che sembrano difficili, ma tanto del lavoro è fatto dalla designer, perché lei, a parte avere questa cartella colori pazzesca, non sono tantissimi colori, sono una trentina di colori i suoi filati, ma hanno una profondità e una quantità di sfumature proprio dentro ciascun filato, che praticamente se tu metti, che ne so, un verde vicino a un altro colore sembra un verde, poi lo metti vicino a un colore diverso e sembra un altro colore, perché si completano molto bene. E lei ha questo modo, no, di lavorarli nella chart di Ferail. E secondo me quello è il difficile, no? Mm-hmm. Di fare una progressione di colori che poi viene, appunto, come dici te, no? È un'opera d'arte, però io sono un'esecutrice, sì, no? Ci vuole attenzione, tutto quello che vogliamo, però il grosso del lavoro è fatto... Sì, la scelta dei colori non è semplice. No. In un lavoro di quel tipo, appunto. Sì. Sì, no, ma lei è proprio molto esperta e la cosa bella è che riesce, come dicono gli inglesi, a pensare out of the box, no? Perché sai che ci sono delle regole tipo del contrasto nel Ferail. Lei sì, le rispetta, però... No, c'è sempre, è sempre al limite. Quindi a volte ti sembra di lavorare, per esempio, con due colori che non hanno tanto contrasto, però poi nel quadro generale funziona. Ok. E quindi capisci che lei ha veramente, no, cioè sa proprio quello che sta facendo. Comunque, volevo farti vedere con questa grignasco qui.
non so se si vede perché essendo grigio quasi nero. A quello facendo... di Tegna? No, questo è il Magnolia. Ah, ok. Il Tegna l'ho fatto e tra l'altro l'ho tirato fuori perché voglio allungargli le maniche, perché con le maniche corte tanto non me lo metto, tanto ho avanzo. Sì, abbiamo avuto questo dibattito anche Giusy e io sulle maniche corte dei maglioni. Perché, boh, secondo me, se fai un maglione di lana, non ha, per me non ha molto senso le maniche corte. Ma comunque... Io ho voluto provare, no? Capire se poteva essere una cosa per me e non lo è. Non lo scelgo tra le... Sì, perché è vero che poi in altri paesi più al nord, che hanno un altro stile diverso, in modo di vestirsi, sì, mi dicevano, no, perché noi mettiamo sotto il maglione una maglietta a maniche lunghe, così le braccia sono coperte. Dico, ma guarda, questo qua a me sembra... terribile. Allora, io, cioè, come dire, avendo i miei trascorsi un po' post-grunge, mi piace mettermi la maglia, cioè sai che c'è proprio tutto uno stile un po', no, anni 90, se vuoi, no, in cui, cioè, si metteva la maglietta maniche lunghe e sopra la maglietta maniche corte. Sì, ma quello è diverso. No, io pensavo di magari potermelo mettere con... ma no, no, non funziona per me. Cioè, devo fargli almeno tre quarti, almeno una manica a tre quarti. E comunque... Ok, questo Magnolia, che di chi è la designer? È Camilla Vad. È quella che ha fatto anche uno scialle con quel motivo lì? Sai che non lo so se ha fatto lo scialle, l'ha riciclato in varie salse. Okay, secondo me c'è uno scialle con che si chiama anche Magnolia e credo sia di lei. Può darsi perché comunque è un motivo, io questo è il secondo che faccio, io non rifaccio quasi mai i pattern, questo l'avevo fatto nella versione mini per una delle mie bimbe, per Gaia, e mi è piaciuto talmente tanto che adesso lo sto facendo per me. Quindi ora ho finito il lace, che è un lace facile tutto sommato. La cosa un po' menosa sono i pippolini, non so se si vedono. Sì. Sì, io proprio non... però sono pochi, cioè sono tipo tre giri in cui devi farli. E perché sono noiosi? Perché devi andare e ritornare? No, qui li fa praticamente passando le maglie, cioè tu fai sei maglie in una maglia e poi le passi, perché devono venire piccolini, non sono proprio dei palloni giganti. Ok. E niente, adesso sono agli ultimi giri del corpo e poi dovrò fare le maniche. Però è un top-down molto ben, come ti posso dire, equilibrato. Cioè una taglia che mi sta bene, non so come dire. È ben pensata per me la taglia, quindi... Okay. E la cosa pazzesca di questo filato qua è che fai conto che qui dentro, questo è il terzo gomitolo, questo è un etos e qualcosa di lana. È proprio okay. Di una leggerezza, cioè rende tantissimo. Ok. Rende in una maniera incredibile, per questo dico che sono dei filati veramente... Ma è 100% lana o c'ha dentro dell'acrilico? È praticamente 98% lana e... Okay. L'acrilico, se vedi, sono questi pippolini qui di colore. Sì, tipo tweed, no? Sì. Che secondo me sono carini perché gli danno un po' di... Sì, è molto bello. Però sì, è praticamente è tutta lana. Okay. Ok. E poi, vabbè, ho finito questo. Sì, l'ho visto su Instagram, col gatto.
Sì, e questo è molto, è un lavoro molto carino di una designer che ho intervistato, si chiama Sara Maternini, e Sì. lei fa dei lavori molto, molto carini. Qui c'è il brioche, il mio primo tentativo di brioche, è ancora un po', perché lo devo ancora lavare, dico la verità, e lei è molto brava, Sì, fa delle è quella che cose. fa, perché i nomi non me li ricordo, quelle che fa anche le borse da progetti. Cava La Land Ecco, si chiama il suo. sì, ancora, allora ho visto anche quell'intervista. Ok. Sì, e lei anche ha fatto una collaborazione con le Lani Vendole. E il cerchio si chiude, è tutto, come dire, interconnesso. E niente, e mi sono molto divertita a fare questo. Non pensavo perché appunto il brioche non è, come dicevate con Giusy, la zona comfort. Per me non tanto, invece ho scoperto che No, ma è divertente. Sì, sicuramente. una volta che tu interiorizzi come che si fa, per me non è per niente difficile il brioche. Ora il mio prossimo step è quello a due colori. Sì, beh, quello è molto più divertente. Ah. Sì, perché vedi come viene fuori un altro effetto completamente diverso. Sì, Sì, molto bello. lo voglio fare. Ho preso sempre un collo, che alla fine il collo, come dire, per imparare una nuova tecnica è più che fattibile, perché è una roba piccola, è una roba che tutto sommato o lo regali o comunque sempre si può usarlo e non è un investimento, no, di tempo, di. E ho preso un pattern di Paola al Bergamo. Quindi così. Sono abbastanza contenta. Vedrai che ti diverti. E poi niente, cioè Oregon Best, però non l'ho portato fuori perché è un po' era un po' incasinato tirarlo fuori. Però appunto non c'è niente di nuovo in quello lì, devo. Tu invece cosa stai facendo di bello? Allora, io sto facendo, vediamo se si vede qualcosa. È questo, è una maglietta, penso. Diceva, boh, vediamo come lo faccio vedere. Francesco, questa è una maglietta top down, questo è il collo che è molto largo, viene tipo qua, estiva perché è fatta. Questa parte qua più scura è canapa e quella sotto è cotone. Questo è un peso fingering e questo sarebbe decay. Lo sto lavorando con i ferri del 4 e mezzo. Ma è un pattern o è un. No, no, è un pattern. Un pattern si chiama eliotropo, che è un fiore. E infatti qua nella transizione da un filato e l'altro ci sono questi fiori che sono molto semplici da fare. E poi niente, ho separato già le maniche, ma penso, oh, aspetta. Ma ho fatto due ferri, niente, delle maniche. Le maniche sono a tre quarti e poi il resto del corpo è tutto a maglia rasata. Quindi molto, molto semplice da fare. E niente, è di una designer spagnola che si chiama Juana Román, molto brava, lei fa tanti, tanti corsi. Io devo recuperare un po' tutte le designer di cui parli perché a volte me le perdo, perché io ascolto i podcast metti mentre faccio altre cose, no? Vabbè, a parte lavorare a maglia, ma magari sto cucinando oppure sistemo il bucato, no? Cioè mi tiene compagnia un po' tipo sottofondo. E quindi non sono sempre pronta a dire ok, no, c'è un nome, lo guardo, perché magari sono Sì. cellulare, quindi o guardo o cerco, però le devo recuperare perché mi sembra cioè, ci sono veramente dei nomi interessanti che Sì, stanno. guarda, ti faccio vedere qua sul cellulare. Questo, boh,
si vede bene. Mm. Si intuisce. Ecco. Vedi che la parte su è più aerea, diciamo. Sì, sì. Beh, molto elegante. Molto, molto. Vedi, sarebbe questo. Beh, io... Qua, questo lo chiama maglione, lei lo chiama maglione. Francesco diceva che questo non sia un maglione, sia una maglietta. Boh, io non so in italiano. Boh. Io non sono così esperta di moda. Probabilmente ci sono delle persone qua a Milano che ti sanno fare... La differenza. Cioè sezionare, capito, al millimetro le differenze tra maglietta top, cioè tipo Miranda, quella del Diavolo Veste Prada, no? Che da un colore ti fa tipo tutta una lezione sulla storia della moda. Sicuramente c'è qualcuno qui che lo sa fare, quella persona non sono io, quindi... Cioè, va bene, una maglietta, un maglione, chissà. È un niente, sopra. Poi mi ha colpito che questo... Siccome lo scalfo è molto molto piccolo, tipo arriva fin qua, ho dovuto avviare tantissime maglie qua sotto l'ascella. Mm. Vedi, qua si vede meglio. Vedi tutte queste maglie che ho dovuto avviare. Ah. Perché lo scalfo è piccolissimo, guarda. È vero che non viene da qua, viene tipo da qua, no? Ma comunque a me sembra molto piccolo. Lo sporone è molto piccolo. Ma... Lì si apre tutto un discorso sulle taglie, sul discorso, no, di fare delle taglie che sono per tutti. Anche lì è un terreno molto pericoloso in cui avventurarsi, però io penso che una delle cose belle della maglia è che appunto te vuoi aggiustarlo per come sei te e lo fai. Sì. Anche in Italia c'è questa lotta per le taglie, perché in Spagna è molto viva ancora, ma ancora, ha cominciato poco tempo fa. Allora, Non lo so, non so rispondere. Ma a che punto sia, no? Perché io seguo un pochino, diciamo, nel mondo anglosassone questa cosa e mi sembra molto che sì. Penso che qui, appunto, è un terreno pericoloso, Antonio, questo, è un terreno pericoloso, non sono discorsi da fare. No, non mi devi dare la tua opinione, soltanto ti quello che... Ti spengono il microfono, ce lo spengono. Alice ha scaraventato un libro sul tavolo quando... No, scherzo, però ne parlavate anche con Giusy. Diciamo che c'è un po' questa cosa del boxy adesso, no? E il boxy ti può star bene, ma anche no. Ti può anche star male. Secondo me vale un po' la regola, cioè la regola aurea è che tendenzialmente se non è proprio un designer con i controfiocchi, tu devi cercare qualcuno che ha un fisico tipo il tuo, no? E lì trovi, perché è di solito le designer, anche per esempio la Kramer, no? La Isabel Kramer, che è stata una delle prime in cui c'era questa grande polemica, no? Sono per troppo magre. È chiaro, questa, cioè, è fatta così, quella donna lì, è fatta così, e lei lo fa su di sé, i suoi maglioni li prova su di sé, capito? Non si può pretendere che, cioè, io il maglione della Kramer, che sono fatta completamente diversa, io non lo faccio, non so come dirti, capito? Perché tanto lo so che non mi funziona, cioè lo vedi su di lei e su di me sarà una cosa completamente diversa, quindi cerco, capito, delle cose che sono un pochino più simili al mio fisico, quindi la pippone che ce l'ho, il culone che ce l'ho, capito, e nel senso, ora si fa per ridere, ma è così, capito, cioè io non ho delle braccia piccole, e sono fatta così e devo cercare delle cose che vedo che possono starmi bene, o se no
modifico, siccome io modificare non lo faccio molto, vado così, capito? E basta. E è chiaro che quando vai molto su d'Italia, lì si apre tutto un altro discorso, no? Sì, ma come succede anche come mi diceva un'altra designer spagnola, che mi diceva, guarda, ma ci sono certi pattern che funzionano per queste taglie. Se lo devi fare più grande o più piccolo, non serve. Non è perché non basta aggiungere delle maglie. No. Perché se tu aggiungi delle maglie e aggiungi 50 maglie in più, il disegno si rovina per tutto. Quindi sì, non... Sì. Sì, cioè, per questo è un discorso molto complicato anche questo, sì. No, infatti è un discorso comunque di... Cioè, se vuoi, poi lì vai anche in un discorso quasi sartoriale, no? Cioè, di come funziona. Comunque, così. A che punto siamo con i nostri minuti? Abbiamo parlato un po', mi sa. Sì, secondo me stiamo arrivando all'ora, se non siamo già arrivati. Quindi, se vuoi, possiamo salutare. Sì, che tutti. Ho una situazione in casa. Comunque non credere che la prossima volta sarà diverso, perché ci sarà qualcos'altro molto. Esatto, molto. Sempre c'è qualcosa. Quindi, stando alla mia esperienza, alle mie stime. Dai, ma comunque ci risentiamo. Sì. Perché dobbiamo parlare di Virtual Knit Night, che ci tengo a parlarne. Sì, dai, allora ci vediamo settimana prossima. Dai, ok. Ecco, allora salutiamo tutti, io ti ringrazio tantissimo. Regale. Ci vediamo tutti giovedì prossimo, ok? Elisabetta, così? Sì, la regina, dici? Sì, no, però lei non fa così, fa così. Sì. Con la manina. Io uguale. Sei la regina di casa tua. Neanche. Le regine di casa mia sono minori di 7 anni. Sono 2 minori di 7 anni che spadroneggiano proprio. Noi ci adattiamo. Siamo dei coinquilini così e servitori. Sì. A volte me lo dicono, perché te e il papà siete i nostri servitori, mamma. Va bene. Oh, forse ho sbagliato qualcosa, non lo so. Dai, un bacione a tutti. A presto. Grazie Martina, grazie a te. Ma grazie a te, caro. Ciao. Ciao, a giovedì. Ciao.